Probabilmente ve ne sarete accorti tutti, ma ormai Picco Polare è stato completamente distrutto. Il ghiaccio è caduto, il castello è stato completamente polverizzato nella caduta. Questo significa due cose: che uno, il castello di Picco Polare ormai gli diremo addio per sempre, addio dimora dei re dei ghiacci. Secondo, significa che il mostro ha rotto il ghiaccio ed è uscito. L'occhio, il dinosauro, Godzilla, quello che è uscito dalle profondità dei ghiacci e ora sta vagando per la mappa di Fortnite. In questo video andremo a parlare proprio di questo, gli avvenimenti che sono successi con la patch 9.20 e soprattutto che fine ha fatto il mostro di ghiaccio. Sicuramente l'Epic Games ha in serbo qualcosa, anche perché è cambiato quello che è il disegno nella lobby, che ora è tipo una massa di landa ghiacciata, e questo sicuramente deve significare qualcosa. Partiamo dal fatto che nello shop è stata aggiunta la possibilità di reversare qualsiasi acquisto che facciamo, quindi se voi volete comprare per esempio la nuova skin Uragano oppure la nuova skin Fulmine, però mentre proprio l'avete comprata ci ripensate, dite no, mi fa schifo, non la voglio comprare, non c'è nessun problema, potete sempre annullare l'acquisto. Ta-dam! Il problema è che questa cosa non dovete abusarne, perché probabilmente questa cosa causerà dei bug sicuramente, ma l'Epic Games non è stupida e ci ha pensato sicuramente avanti. In pratica non potete acquistare e rimborsare un acquisto più e più volte, potete rimborsare comunque tanti oggetti, quindi se voi comprate questo lo potete rimborsare, se voi comprate questo lo potete rimborsare. Infatti se io adesso compro questo per esempio lo posso sempre rimborsare finché rimango nella schermata di acquisto. E chiaramente, già che siamo nello shop, vi ricordo codice supporta un creatore OctiPFI. Oh yeah! Altre cose importantissime da sapere sono il fatto che hanno rimosso il fucile da caccia, perché è stato surclassato, testuali parole dell'Epic Games, dal fucile da fanteria. Il fucile da fanteria praticamente è un fucile da caccia 1000 volte più forte. L'Epic Games, anche dicendo che c'erano troppi cecchini in gioco, l'ha rimosso. E per fortuna non hanno rimosso il Barrett, veramente. Io non so se voi siate contenti o no del fatto che hanno rimosso il caccia, fatemelo sapere nei commenti. Secondo me sì, perché se rimuovono il Barrett, boia. Ma soprattutto hanno nerfato l'arco. Ora, se devo dire la verità, l'arco l'hanno nerfato aggiungendo un quarto di secondo in più di reload time. Se prima il tempo di caricamento era di un secondo, adesso è di 1,25 secondi. Ma il che è uguale, cioè cosa cambia? Potevano ridurgli il danno, potevano far sì che non fa due colpi un morto, no, ma almeno tre, quindi magari fargli fare 80-90 di danno, che comunque con tre colpi killi. Però effettivamente anche a aumentare il tempo di ricarica vedremo se avrà effettivamente impatti. L'Epic Games ha dichiarato che è un mini nerf, se ci sarà bisogno di far un nerf ulteriormente lo faranno. Ma soprattutto la pozione crea tempesta, ragazzi, la pozione crea tempesta è qualcosa di OP. Non so se lo sapete esattamente cosa fa, ve lo dico perché magari qualcuno non l'ha mai provato, non l'ha mai giocato. È praticamente una pozione che voi lanciate e crea una sfera dove la safe c'è. Nel senso, se voi eravate fuori safe, quindi tipo prendevate danni dalla tempesta, lui crea una zona comunque abbastanza enorme dove non prendete più danno. Può essere utile per magari tirarvi quel medkit o quelle cose lì. Oppure se voi la tirate dove c'è la safe, quindi non c'è la tempesta, crea la tempesta, crea una sfera di tempesta. Chiaramente non dura per sempre, dura solo per un tot e poi viene rimossa. È OP. Ora, non parliamo della pozione crea tempesta in pubblica. È un oggetto comunque giusto, è rarità epica, di conseguenza è difficilmente trovabile, ma soprattutto se ne può avere massimo uno nell'inventario, diciamo, staccato. Quindi, a meno che uno non sprechi tanti slot del suo inventario per quello, non ne può avere tanti. Però, ragazzi, vi immaginate cosa può fare in arena, cosa può fare nelle partite competitive dove ci sono 70 pro player in un solo posto che alla fine muoiono gran parte per i danni della safe. Voi vi rendete conto cosa può creare una roba del genere? Immaginate un endgame dove c'è un clutch assurdo con 1 milione di persone. Sapete come sono, no, le partite in endgame dei pro player? Ci sono 50 giocatori in una safe piccolissima. Immaginate cosa significa lanciare una di quelle robe lì. Immaginatevi. Cioè, io voglio proprio vedere cosa faranno i pro player. Già, chiaramente ci sono stati pro player che se ne sono lamentati, chiaramente. Però, ragazzi, deve essere veramente adesso super stressante giocare in endgame nelle partite competitive, perché ti lanciano la crea tempesta, finisci in tempesta, muori. Ok. Oggetto veramente veramente OP per le partite competitive, un po' meno per le pubbliche, nel senso che nelle pubbliche anche se vinci, anche se perdi, ne frega ben poco. Quindi se vi state divertendo nelle arene vi consiglio assolutamente di tenervelo in endgame, perché secondo me è un game changer assurdo. Non so se ti dà le kill, se gli avversari muoiono nella tempesta della tua tempesta, però... Tra un attimo andremo a parlare di quello che è l'evento e di una nuova teoria che sta circolando assurdamente.
Qui invece possiamo vedere tutti gli oggetti leakati in gioco, alcuni da parecchio tempo, altri da meno. Tra le skin più degne di nota, secondo me, ci sono le due skin dei soldatini, cioè i giocattoli soldatini, bellissimi. Io non so se voi da piccoli avete giocato con i soldatini o no, ma io ci giocavo tantissimo e li amavo di brutto, fatemi sapere se anche voi li amavate. Ma soprattutto Airhead, una skin col palloncino e con cose del genere. Poi a quanto pare c'è un rapper trapper e due skin Sandstorm, che sono quelle che vediamo nella schermata di caricamento della settimana 5, mi pare. Vari doppi picconi, tra cui le forchetta e coltello, due mazze e due falci e due tipo macete da macellaio, nuove mimetiche e tanto altro ancora. Ma ora andiamo a parlare della teoria del mostro di picco polare. Ci tengo a precisare che questa teoria non è stata inventata da me, ma mi è stata suggerita completamente dai creatori di Fortnite News, faccenda di cui avevo già parlato un paio di giorni fa nel video appunto di Godzilla, perché sempre loro mi hanno, diciamo, indirizzato verso quel video lì, e tuttora hanno proposto questa teoria che secondo me è assurda e ve la devo assolutamente condividere, proprio perché condivido in pieno quello che c'è scritto. Quindi se volete qualsiasi altra informazione riguardante appunto l'evento, quando sarà, che cosa succederà eccetera, in descrizione trovate appunto il link che vi porta direttamente su Fortnite News. Se vi unite alla pagina poi avrete sempre tutte le notizie a portata di mano, quindi vi consiglio di farlo, tanto non vi costa assolutamente niente e soprattutto sarete sempre aggiornati. Come sappiamo, un cucciolo di dinosauro è uscito da picco polare, non si sa se è Godzilla o no, ma si sa che è un cucciolo di dinosauro. In realtà non è proprio un cucciolo, perché se noi paragoniamo l'impronta della season 2 con quella della nuova season, beh, diciamo che quella nuova è praticamente il doppio più gigante, ma il doppio proprio. Durante l'aggiornamento di Epic, in cui quindi i server erano down, probabilmente questo enorme dinosauro è uscito da picco polare distruggendo tutto il ghiacciaio e dirigendosi verso qualche zona ignota. Molto probabilmente questa zona è Sponde del Saccheggio. Si sa che la Epic Games odia Sponde del Saccheggio, ma la cosa che ci fa capire che si dirigerà a Sponde del Saccheggio è il fatto che è alimentata completamente da un circuito che porta fino appunto al bunker. Qualcosa mi fa pensare che sicuramente il dinosauro distruggerà quel circuito lì, che ora è indistruttibile, ma il dinosauro ci riuscirà a farlo, siamo sicuri di ciò. Chiaramente quando questo avverrà, l'intera Pinnacoli Pendenti nuova, Neo Tilted, verrà completamente sommerso nell'oscurità più totale, anche perché non ci sarà più l'elettricità per alimentarla, e con questo penso che quindi anche tutti i condotti di aerazione vengano spenti. A Pinnacoli Pendenti però c'è un'importante statua, non so se l'avete vista, quella nella fontana, ed è molto importante da sapere perché sono stati trovati dei file di gioco in cui dicono che alla fine della season, entro la fine della season, la statua si romperà. Questo è molto importante anche perché tanti si sono chiesti: ma di chi è questa statua? Me lo sono chiesto anch'io, e tantissimi hanno detto: ma è la statua di Rox per forza. Però in realtà non è così. Rox ha una maschera ben diversa da quella che tiene la campionessa, la statua, ed è una statua che avevamo già visto durante l'evento sul tavolo, non so se voi ve lo ricordate. Secondo delle fonti segrete, dentro quella statua è presente, assopita, la skin Utopia, che sarà la skin che sbloccheremo durante la settimana appunto 7 o 8, dove una volta finite le sfide insomma si sblocca la skin speciale. Questo guerriero Utopia assopito probabilmente ha aiutato nella ricostruzione di Pinnacoli e di Mega Mall con la sua tecnologia super avanzata. E se vi ricordate il trailer, appena Johnny si esce dal bunker praticamente c'è un primo piano della statua, quindi vuol dire che importante è. Un'altra conferma di tutto ciò sono i Fortbyte che Johnny C. Barbone ha disegnato. Se voi completate l'immagine dei Fortbyte, cosa notate sulla sinistra in basso? Un occhio, l'occhio del dinosauro. Cosa notate in alto? Un cubo, quindi il cubo c'entra di nuovo in tutto ciò. Ma soprattutto a destra, nelle ultime Fortbyte, è stato notato un guerriero. Tipo è una specie di skin guerriera che si alza in piedi tipo un Super Saiyan. Probabilmente Johnny si ha già visto una guerra, probabilmente tra questi due, o aveva previsto tutto. Sapete, no, che quando si è nel deserto si hanno le allucinazioni, le visioni. Probabilmente Johnny si ha dipinto le allucinazioni di quello che vedeva, perché stando sempre da solo impazzisci e diventi pazzo, e quindi tipo inizi a disegnare cose a caso, visioni che avevi, boh. Quindi in pratica penso proprio che alla fine dei giochi ci sarà una lotta tra il dinosauro enorme e il guerriero Utopia. Chi vincerà? Nessuno lo sa. Papparapapà. Usate il codice OCTPF nello shop e iscrivetevi al canale per altri video.